da oggi dobbiamo iniziare a scrivere il capitolo secondo, quello più bello e più lungo, che durerà ben oltre 11 anni del primo. Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominciamo con Perfetta. Ippi! La vostra vera felicità è nelle persone. La vita per quella che sarà, affrontatela con coraggio, siate noi genitori forti, saggi, persone ecco, che sappiano testimoniare al mondo l'amore del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Io Roberto, accolgo te Cassandra, la mia sposa, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Cassandra accolgo te Roberto come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, in salute e malattia, per amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Da questo momento Roberto e Cassandra sono marito e moglie davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Auguri!